Ciao a tutti, sono Redfin Fox e questo qua è un nuovo video di Shimuroke 2. Abbiamo appena fatto tornare Vegeta da Majin a normale, quindi proseguiamo con la storia. Ora Buu, uccidili! Ehi, forza, vuoi essere rinchiuso di nuovo? Bleh! Certo, è come nel nostro mondo. Sei ancora un idiota e un codardo. Cosa? Prendi in giro Buu? Ti ho già visto combattere, posso sconfiggerti da solo. Buu arrabbiato, Buu ti mangia! Papà, attento! Ah ok, così, uno scontro normalissimo. Niente viaggi, niente un cazzo. Ah, controllo Buu, cosa? Perché sto contando il cattivo, scusate. Ma mi sta facendo anche male, Vegeta. Ok, ok, ok. Beh, fa male, eh? Decisamente sì. Ma pensa che cazzo di pesa. Comunque io da piccolo davo la colpa della carenza di passaggio di questo gioco qua al fatto che era su PSP. Però poi vedi su Tenkaichi Tag Team che c'è solo una valanga ed era chiesto sulla PSP per dire, perché appunto. Quindi per dire, cioè, a questo punto qua non so a chi dà la colpa. E vedete, questo gioco qua è un po'... è un po' che si sono dovuti sbrigare a farlo uscire, non è uscito tra virgolette completo, a quanto ho capito. Perché hanno promesso dei personaggi del GT e alla fine non ci sono stati. No, c'è stato solamente Goku di 4 livelli alla fine, quindi questo gioco qua è uscito, sì, come tutti i Budokai. Avevano previsto di più, ecco. Beh, sorprendente. Vegeta credeva di poter combattere e battere Buu, che però era più forte di prima. Ascolta, Buu, adesso uccidili tutti! Che ti prende? Perché non ti muovi? Non voglio! Cosa? Giusto, ne ricordi di piccolo, io sono stato ucciso da Majin Buu. Leggere la mente delle persone è utile. Però non posso andare avanti così. Devo controllarlo. Ehi, ci sono! Babi ricorda di aver visto le sfere del drago da Mecciane. Per cambiare il suo destino, partì alla volta del pianeta Namek. Ma cosa? Buu e Dalbu ha distrusso l'altra città, ma Dalbu era stanco di Buu. Che strano, Babidi è scomparso. Dove sarà andato? Trama qualcosa di terribile, senza dubbio. Dopotutto, è Babidi. Ha lasciato la Terra. Non sento più la sua presenza. Hai ragione. Ed è diretto da quella parte, verso Neo Namek. Non ditemi che quella disgustosa creatura cerca le sue del drago. È possibile. Potrebbe sapere che nel nostro mondo Buu l'ha ucciso. Ecco perché Dalbu e Buu attaccano. Ma Dalbu non può controllarlo. La gente è in grave pericolo. Impediamogli di fare del male. Basta, Trunks. La situazione è cambiata. Non sprecare la tua forza. Babidi ha deciso che la sfera del drago avrebbe realizzato il suo sogno. Sì, in questo modo potrebbe causare danni ancora maggiori. Maledizione. Dobbiamo tenerlo lontano dalle sfere del drago. Andiamo su Neo Namek. Perdonateci, ma noi rimaniamo qui mentre vi occupate di Babidi. Come? Non vieni, Kaioshin? Abbiamo un piano per sconfiggere Buu. Andremo nel mondo dei Kaioshin. Capisco, in questo caso noi ci occupiamo di Babidi. Mamma, spero che tu... no, spero che non ti accada nulla mentre sono via. Mentre siamo via, vabbè. Capitolo successivo. Veramente, quello scontro lì pensavo che fosse... invece è stato semplicemente... tipo Shimurukai 1, uno scontro e basta. Non pensavo ci fosse anche qua. Alla fine Buu era rinato, ma Babidi non riusciva a controllarlo. Per farcela andò su Neo Namek con quel re Z sulle sue tracce. Cosa gli attendeva su Neo Namek dal futuro? Avrebbero impedito a Babidi di ottenere la sfera del drago? Wow, capitolo 4, bene. Stava pensando che Dende è ancora su Neo Namek, vero? Se diventassi il nuovo custode, riporterebbe le sfere del drago, no? Sì, ma con Babidi tra i piedi non sarà facile come credi.
Rilassati, Trunks. Ci siamo qui noi. Giusto, Gohan. Troviamo Dende e riprendiamoci la sfera del drago. Speravo di manipolare i Namekiani, ma sono troppo buoni. Ho fallito. Ora dovrò cercare le sfere del drago. Accidenti. Che cos'è? Chi sarà mai? Questo è il pianeta Namek. Che squallida fogna. Non so cosa sia la sfera del drago, ma mi torneranno utili. Vediamo di trovarle. Babile, corre hanno su Namek a caccia delle sfere del drago. I guerrieri Z, corre, Babidi hanno su Namek. E ora? Ehi, ci siamo! So perché siamo nel futuro e perché il viaggio è stato breve. Già, incredibile. Amici, mettiamoci sulle tracce di Dende. Oh, ok, scusate. I guerrieri Z ha iniziato per usare Namek alla ricerca di Dende. Papà, laggiù! Cosa? È Metacooler! Interessante. È arrivato giusto in tempo per farsi uccidere da me. Si dirige verso Dende. Accidenti, sbrighiamoci! Metacooler, ma è quello normale? È quello normale, che cazzo? Il terzo potere. La terza fazione. Cioè, no, potere forse va bene. Però, che cosa fanno? Credi che siano alla ricerca della sfera del drago? Ma Metacooler è qui sul pianeta Namek del futuro! Dende ci aveva chiesto, ma sarà lo stesso probabilmente. Già. Ehi, guardate. Che succede? Le truppe di Metacooler hanno attaccato il villaggio. Quindi è Cooler normale o Metacooler, boh? Mi tengo questi alleati qua, dai. Era messo li potenziavo, ma ormai... non ci ho pensato. Cooler normale, perché Metacooler? Sono qui per la sfera del drago. Ucciderò ogni Namekiano. Metacooler. Un Saiyan sopravvissuto, eh? Dovrò portare a termine il lavoro. Sconfiggere i tuoi amici, sì. Chi devo sconfiggere? Cooler? Perché ce ne sono più di uno. Non puoi sconfiggermi. Qui inizia il vero inferno. Cacchio, Namek è uguale a Budokai 3. Anche la musica, vabbè, chiaramente. Non è che è preciso identico, eh. Fa vedere, c'è la casetta lì. Un'altra casetta. Gli alberi. Sono in 3D gli alberi. E sulla Play 2 erano in 2D. Mi sa che sono in 2D anche questi, però se io sono cercato. Se sono in 2D anche questi. Ma quella roba marrone che c'è sotto alle case, che sembra merda. È normale che ci sia l'emulatore. Boh. Io non me la ricordo, ma potrebbe essere che sia normale, anche perché comunque l'ho giocato su PSP. Ed è un dettaglio così minimo che non me lo ricordo. Sì, è stato divertente. Vabbè. Missione. Cos'è? Sconfiggi Cooler senza perdere la vita di Dende. Immagino che sia qua. Metacooler. Ma c'è anche quello normale che prima è apparsa l'icona. C'è l'icona il potate, insomma il mezzo busto. Quando sei pronto iniziamo. Ne ho abbastanza del tuo atteggiamento. Aia, se mi muovevo un pochino riuscivo a impedire che mi danneggiasse. Ma che palle. Oltretutto c'ho anche la trasformazione di Super Saiyan 2 e non l'ho presa. Vai, ho fatto male. Bene, 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 bene. No! Che cazzo. Il culo. Il culo. Che palle. Boom. Bene. C'è male perché non ho fatto il coso d'impeto. Lui come cazzo fa a fare questa cosa qua? Devo guardare il tutorial. Dimmi che lo prendo, dimmi che lo prendo. Vai, sì, che culo. Meno male, meno male, meno male che ho pochissima vita. Allora, cerco di farmi recuperare un pochino da Dende qui. E poi appena posso vado ad aiutare gli altri se stanno già combattendo perché non voglio perdere alleati. Impossibile, rifacciamolo. Ok, bene, bene. Mi sembra che stanno calando bene, però li aiuto lo stesso.
Uno dei due, non riesco a vedere qual è in difficoltà. E ha beccato quello che non è in difficoltà, ma che culo proprio. Non per sconfiggermi, quindi ti vedo l'inferno. Sì, adesso ti uccido però. Anche perché ho abbastanza poca vita, quindi puoi anche crepare subito. Vai, perfect, perfect. Benissimo, benissimo. You win, grazie mille. Devi fare subito lo scontro contro quell'altro, così ce ne liberiamo. Forza, arrenditi. Vabbè. No, c'è un cazzo lì. No, voglio affrontare quell'altro, Ha pochissima vita, cazzo. Gli ho salvato la vita, Baba Gohan. Veramente poca vita. Anche cooler, So che c'è cooler, non rompete le palle. Che suona malissimo in italiano. Ok. Una città per recuperare la vita. Qui, benissimo. Ah, siamo tutti qua, bene, bene, bene. Là c'è un collo che si avvicina. No. Mi sa che abbia già vinto, Abbastanza facile è stato. Non puoi sconfiggermi qui, inizia dall'inferno. Vabbè, sì, ho capito, dai. Mi scuso per la qualità scarsa del commento, ma c'è veramente mal di gola. Cioè, più che altro la gola secca. L'ho preso, vai. Sì, vabbè, ma... Ma che figo che gli dai il calcio e lo butti giù così. Vabbè, ammetto che in calcio lo fai ogni due secondi, quindi è più figo lì, però... Nel contesto generale di questo gioco qua è figo anche qua, dai. Sono andato chiuso, mi sta uccidendo. Sì, è stato divertente, ok. Vabbè, tanto quello, guarda, per me può anche attaccare e danneggiarlo, così io lo finisco. Ecco, io recupero la vita a sta città del cazzo qui. Questa è strategia, Mentre qua so che fanno a pugni, si danneggia la vicenda. Io, ecco, interrompo e faccio male a cola che è da già danneggiato. Sì, dai. Questa è strategia, Se dovete giocare a questo gioco qua, fate queste strategie perché sono curve. E io sono un campione, no, non è vero, faccio schifo, però. Mi faccio uscire da questo qua che non c'è zero di vita, fanculo. Te la prendi in faccia? Sì che te la prendi in faccia, muori. O almeno non sei parato 10 volte. Cazzo, mi ricordo che qui su una Mac dopo arriva Broly e compagnia bella. Ed è impossibile, Broly. Cioè, da diventare pazzi. Sì, dai, va bene. Come? Altri? Come curarmi? Ah, ok, così. Neanche il tempo di curarmi, ma affanculo. Tu sciocco il cazzo. Cosa ha recuperato vita? Ma affanculo, ma come ha fatto? È una vita di coder? Cioè, non mi viene in mente quello che recupera vita. Cioè, in realtà può rigenerarsi effettivamente nel film. Perché ci penso, però. Però, cioè, boh, nessun altro gioco di Dragon Ball recupera vita. Cioè, forse in altri mette in carcere perché c'è il Big Getestar, quindi forse... Lì usa l'abilità, non lo so, veramente. Altrimenti che non è... Cioè, io l'ho avuto per un giorno e poi l'ho dato via perché veramente non mi piaceva. Sì, dai, va bene. Chi è che fa il combattimento? Là? Sì, è là. Vado ad aiutare. Ok. È abbastanza utile fare questa cosa qua. Cioè, vuol dire, gli alleati più che altro servono a questo. Servono a danneggiare queste cose qua. Così li uccidi più facilmente. Con queste cose intendo i nemici. Non so neanche perché cosa cazzo vuol dire queste cose. Qua ho giocato a...
a Bass Limit ieri. O ieri l'altro, non mi ricordo più. E effettivamente il gioco... Ma vaffanculo, fuori, no. Effettivamente il gioco non è brutto da giocare, eh. A parte che c'è pochissimi personaggi, ma quello vabbè, che lo cioè, io l'ho pagato 70 euro addirittura nel 2000 e tanti anni fa. Quindi non è un gioco da 70 euro, è un gioco da 5, secondo me. 5-10. Cioè, il gioco sarebbe anche bello da giocare, però il problema è che c'è tanto di quel motion blur che a me viene mal di testa a giocarci. Mi ricorda Killzone come cosa, non è una cosa positiva. Killzone io lo trovo un gioco ingiocabile da tutti gli effetti grafici che c'ha. Tutte le particelle, i blur, le esplosioni che fanno flashano. Cioè io la grafica, per quanto fosse bella vedersi il primo impatto, la trovo negativissima. Ma anche perché tutte le modalità D che facevano schifo alla PlayStation 2, eh? Cioè, Killzone 1, no, Killzone 2 aveva delle modalità D che sulla PlayStation 2 avevano fatto schifo, quindi... Cioè, ho notato le texture quanto proprio le espressioni facciali, i movimenti, i poligoni, le animazioni, volevo dire, non i movimenti. E effettivamente non è il massimo questa cosa di Killzone 2. Infatti non ho mai finito Killzone 2. Cioè, ci ho provato più volte, anche forse 4-5 volte a prenderlo in mano. Dico, adesso oggi lo finisco, almeno lo continuo. Niente, viene mal di testa, non ci voglio giocarci. Ci è avanzato un caller? Sì. Sta attaccando Dende. Cazzo. Su. Inizialmente pensavo, beh effettivamente caller normale su una Mac non ha senso perché si è ambientato tra la saga di Cell. Ma si è ambientato prima della saga di Cell. Caller avviene durante... No, oddio, potrebbe... No, avviene prima. Perché avviene subito dopo Freezer. Che cacchio, però. Oh, ti riesco a fare un po' male. Non si può più riparare. Come non detto. In faccia, muori! Vai, benissimo. Vedi, all'inizio c'è la cosa normale. Io stavo pensando, ma quella non può esserci perché viene sconfitto da Goku. Vabbè, che i film sono posizionati in maniera cronologica incasinata. Quindi non, cioè, in realtà non sono prettamente parte della serie in quel senso. Perché appunto vanno proprio vanno a puttane la cronologia. Molti, non tutti. Alcuni ci possono stare, tipo primo Broly. Il primo film di Broly ci può stare come cronologia. E il secondo no. Il secondo no. Il terzo nemmeno, mi sa. Ok. Quindi cosa c'è? Krillin c'ha lo sblocco potenziamento. Adesso, non prima. Il Guerriero Z ha respinto l'attacco di Metacaller, che però fuggì. Fece la porta a Caller sul Big Gather Star. Così pare che i Saiyan siano venuti su questo pianeta. Però, cosa secondo normale? Che cosa? Che? C'è Caller normale intero, non Big Gather Star, lui? Insieme a Metacaller, che succede in sto coso? Oddio. Proprio qui. Tra tutti i luoghi possibili. C'è anche quello di nome Goku. È lui che ha sconfitto Freezer. Potrei ottenere la sfera del drago e battere la Nemesis di mio fratello. Si dirige verso il villaggio di Dende. Sbrighiamoci prima che arrivino i rinforzi. Presto! Ok, cerca la sfera del drago e spenta la Mac. Na 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 na. Sono due finali alternativi. Qui c'è solo una valanga di finali alternativi. Veramente un macello. Ehi, Dende! Voi siete quei terrestri? Che ci fate qui? E lui chi è? Sono Trunks, piacere di conoscerti. Ehi ragazzi, sono felice di vedervi. Benvenuti. Hai un unico capazziano mise la mano sulla testa di Trunks. Capisco, ecco cosa è successo. Per la Terra è una vera disgrazia. Dende, devi salvare il tuo debito nei confronti dei terrestri. Sì, devo ripristinare le sfere del drago. Farò tutto il possibile per la Terra.
Non mi aspettavo nulla di meno dal capanziano. Grazie di cuore. E ora cosa facciamo? Ovviamente cercando il sole del drago. Babil è già abbastanza malvagio, ma ora c'è anche Metacolor. Lasciateli a me. Chiaramente non possono impossessarsi della sfera del drago. Io ero radar del drago, sapete? Wow, siete davvero organizzato! Mentre ci occupiamo di Color, voi cercate le sfere del drago. Anch'io vi darò la mano. Attento, Dender, se muori, il loro viaggio sarà stato invano. Capisco, capo anziano, fa attenzione. Ehi, dobbiamo muoverci! Più che altro i Namecani sono lì che si fanno i cazzi loro mentre vengono attaccati da Metacolor. Ah, ok. Non capisco perché, almeno potenzio questo. Non so cosa vuoi dire su e giù, però ok. Niente doppi sensi. Va bene così, potenziato abbastanza. Tu? Sei migliorabile? Direi proprio di sì. Ok, a posto. Direi che siamo abbastanza... Ah, posso modificarlo in questo senso. Niente, già messa in giro. Qui ne ho due. Potere supremo, non so che cazzo faccia. Anche qua magari... Anche qui non so che cazzo faccio, vediamo un po'. Ci sta scritto, sì? No, non c'è scritto un cazzo. Vabbè, io mi fido di lui. Che dobbiamo fare qua? Oh, ok. Sei stato tu a sconfiggere il mio povero fratellino? Koller! Forza, mostrami il potere di un Super Saiyan. Non sono debole come Freezer. Devo proteggere le sfere del drago. Non sarà facile. Ehi, Trunks. Recaio, la tua voce arriva fino al pianeta Namek? Ah, sono Recaio, no? La mia telepatia. No, la telepatia è la mia specialità. Davvero? Il Recaio che conosco parla solamente di ciò che non riesci a fare. Zitto tu. Comunque, Trunks, so che cerchi le sfere del drago. Ti dirò dove sono. Ehi, grazie Recaio, sapevo che mi avresti aiutato. Non credere che ti perderò così facilmente. Perché? Forse esagerato? Trunks, stavolta i Namecani hanno nascosto le sfere del drago. Non so dove siano, ma i punti gialli sul radar te le mostreranno. Posiziona il personaggio sul punto per raccoglierle e ricorda che anche il nemico può farlo. Se perdi una battaglia mentre le trasporti, la perderai. Se invece la vinco, la ottengo, giusto? Esatto, ora vediamo come scoprire la loro posizione. È nella parte inferiore centrale dello schermo. Dai un'occhiata. La sfera del drago lampeggiata e si è oscurata. Quelle sono nell'area, ma nessuno le ha ancora raccolte. Quando qualcuno ne raccoglie una, si illuminerà. Il blu significa che è in possesso di un alleato e il rosso di un nemico. Da qui premi il tasto quadrato per visualizzare i dettagli del personaggio. Vedrai il personaggio e quali sfere del drago trasporta. Invece non puoi controllare i nemici, dovrai usare il radar. Questo è tutto, buona fortuna, Trunks. Grazie, Recaio. E raccogli la sfera del drago in tempo. Hai detto poco. No, vabbè, scherzo. Penso che sia fattibile. Intanto qui Cole mi attacca subito a quello meta o quello... Ah, quello normale. Quando sei pronto iniziamo. Ne ho abbastanza del tuo atteggiamento. Cacchio, il tempo dura anche durante i combattimenti, ma affanculo. Ai, che male, ai. Ok, così posso rompere la difesa? Sto facendo cagare al massimo. No. Che cazzo però.
Ho perso anche vita. Oltre che tempo. Quello, lasciami in pace. Muori, anzi. Oh, è anche stanco, meno male. Dai, veloce, 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 che ho poco tempo. Sì, certo, certo, vai. Mette ansia il tempo, porca puttana. Sì, dai. Qui c'è una sfera di drago, cosa devo fare pure? Ehi, eccola! Merda. Ah, così. Devo occupare la vita per forza. Sì, ma idiota, è andato a combattere, eh. Ma che cazzo, che cosa, qual è la missione? Saluta le città sopra qualcosa, vabbè. Ma come l'ha annientata, cosa? Tanto sono andato a difendere Dende, ma no, è andata veramente male. Sì, dai, devo ucciderlo. È che il tempo mi mette ansia, cazzo. Ma se lo posso sempre rifare, non è che succede qualcosa. No. Che cazzo. Vuoi morire magari? Adesso non parlo perché sono concentrato, perché c'è sto cazzo di tempo qui che... Mori! Non funziona un cazzo sta roba. Oh, che bello che è morto. So che non è black humor dire così, però... Ma neanche che cazzo dico. Ok. Oh sì, ok. Dov'è l'altra gente? Là. Però sto combattendo l'altro cole. Ah, c'ho due cole. Aspetta che faccio recuperare vita a questo coso qua. Chissà qual è quello con la sfera, però. Vabbè, prendo uno dei due. Spero di aver beccato quello che sta per vincere, così. Ho salvato la vita a Gohan. Ecco, è quasi morto. Vai, bene, bene, bene. Solamente 100 secondi. Sì, dai, veloce, veloce, veloce. Dai, 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 dai. Dov'è quell'altro? Dov'è quell'altro? Ecco qui! Oh, l'ho salvato, anche se non penso che servisse a qualcosa a salvarlo. Sì, dai, non voglio sentire niente. Devo solamente finire sto cazzo di cosa. Cioè, quando sono le cose a tempo. Anche perché se finisci il tempo è perso. Cosa veramente irritante. Cazzo, 80 secondi. C'è la gente che fa dei speedrun, no? Di anche ore e ore e ore. Ora, ora, ora. E... Io vedo gente appunto che fa 7 ore di speedrun, no? E alla fine... No, sbaglia qualcosa e deve fare tipo, non so, ha sbagliato tutto praticamente. Dopo 7 ore, proprio filate. Cazzo, esci di testa. Infatti i speedrun sono una roba da non da malati, ma quasi, perché veramente bisogna starci proprio lì. Delle ore e ore e ore. Oh, abbiamo vinto, dai. Anche se abbiamo fatto... Vabbè, si attaccano anche al cazzo, però scusami. Ho io la sfera del drago. Vabbè. Non ho ben capito, devo... tenerla in mano io? Ma qui se perde è un casino, insomma. Forse mi devo attaccare in base, cioè in modo da potermele sottrarre. Ma qui non so neanche se cosa... Ma finisco sto cazzo di coso.
Per riuscire a battere sto cooler, perché manca 20 secondi. Non so neanche se... Aiuto! Credo di aver frainteso la missione un pochino. Muori! No! Cattiva idea forse. Ah no, che ce l'ho fatta, è morto. 9 secondi! Vediamo un po' cosa succede. Lascio finire il tempo, sicuramente non c'ho abbastanza tempo per fare qualcosa. Che succede? Le sfere ce l'ho tutte e tre io, eh? Ok, ok, bene, bene. Mi sto preoccupando. Ci sono solamente tre città su Namek? È successo qualcosa alla sfera del drago e al villaggio? Questo mondo futuro sta diventando davvero bizzarro. Non riesco a immaginare Cole e Metacolere insieme. Perlomeno li abbiamo scacciati. Ehi, capanziano, tutto bene? Ehi, un po' di rispetto. Non importa. Inoltre, pare che il cattivo sia qui su Namek. Non sappiamo quando colpirà, ma sarà meglio mettersi in salvo. Hai ragione. Potrebbe essere un problema, ma fai ciò che devi. Cerchiamo l'altra sfera del drago. Hai ragione. Sono preoccupato anche per gli altri villaggi. Nel frattempo Babidi osservava la loro battaglia da lontano. Nonostante le mie manipolazioni, c'è un nemico potente qui. La situazione potrebbe farsi interessante. Tipo che adesso finisce la parte? Sì, adesso finisce la parte dopo 31 minuti. Quindi è durata abbastanza, più delle altre. Ci vediamo nella prossima parte, alla prossima. Ciao!